Ma prima Simone. Grazie dell'invito, grazie Marco. Sì, come hai anticipato tu, io faccio anche il sindaco oramai da 12 anni di un piccolo comune, non è montano, ma a meno di 600 abitanti. E quindi quando sono sul lavoro come amministratore delegato di Bibel, non riesco a staccare la testa da questo ruolo che mi porto dietro da tanti anni. Cerco di fare il punto brevissimo sull'aspetto tecnologico, le reti, le connessioni a banda ultralarga, la necessità di connettività per lo sviluppo dei territori montani, collinari, extraurbani, perché poi è tutto un mondo che unisce quello del digital divide, che unisce questi territori extraurbani. E UNCEM lo sa bene, Marco lo sa bene, perché lo vedo particolarmente attivo sempre per sollevare il tema e l'importanza di fare presto. Io posso dirvi, c'è un piano BUL, un piano a banda ultralarga, che prevede lo sviluppo di questa connettività nei territori così soggetti a digital divide. E tutti vediamo i forti ritardi di questo piano BUL. Forti ritardi che non sono più accettabili. Io dico sempre che una connessione veloce è necessaria ieri. Non possiamo più aspettare piani che ci traghettino al 2023, poi al 2025 e poi al 2026 e così via. Perché la connettività oggi è diventata uno strumento essenziale per le famiglie, per le imprese, per i turisti. È un fattore essenziale oramai al pari della luce elettrica, dell'acqua, del gas, di tutto quello che è infrastrutturazione per un territorio. E quindi noi ci occupiamo di connettività a banda ultralarga, come noi ci sono altri operatori sui territori, no? Cito operatori che si conoscono, come può essere un Eolo, come possono essere operatori più piccoli che lavorano sui territori montani e collinari, che da tanti anni colmano quel gap digitale, quel divario tecnologico con le reti FWA, quindi con le reti wireless, che consentono più rapidamente di servire dei territori. E il dato è che nel primo lockdown, dal primo al secondo lockdown che ci sono stati, 2,5 milioni di utenti in Italia si sono connessi e hanno potuto continuare a lavorare, studiare, fare le proprie attività grazie a una rete wireless. Se non ci fossero state quelle reti lì sui territori, 2,5 milioni di utenze non avrebbero avuto accesso alle informazioni di base, non avrebbero avuto accesso alla didattica, non avrebbero avuto la possibilità di lavorare in smart working, cose impensabili. Eppure, purtroppo, ancora troppo non si prende in considerazione uno sviluppo tecnologico che passi da un mix di soluzioni. Perché il piano BUL ritarda? Perché scavare tutta l'Italia e posare fibra è lungo, dispendioso e spesso antieconomico, ma soprattutto spesso comporta ritardi enormi. Non entro nel merito dei lavori, dei non lavori. Io dico che se un piano di sviluppo parte da un assunto tecnologico, e cioè io devo portare non il servizio. Sentivo gli interventi prima di me parlare di servizi. Allora, noi dobbiamo pensare a portare il servizio, non la tecnologia. La tecnologia è funzionale al servizio. Quindi noi non possiamo dire: il piano è portare la fibra a casa di tutti. No, il piano è portare una connessione veloce a casa di tutti, in tempi rapidi, perché il tempo è scaduto. Allora, so anche io che la fibra è più veloce del radio, ma la radio consente oggi di portare 100 mega a casa di tutti, che sono più che sufficienti e saranno più che sufficienti per i prossimi 10 anni. Allora, lo sviluppo delle reti a banda ultralarga deve passare attraverso il mix di tecnologie fibra e radio. Laddove
è meglio infrastrutturare in fibra i grandi centri urbani, le zone molto popolose, ben venga la fibra. La fibra deve essere posata velocemente sulle lunghe tratte di dorsali. La fibra deve essere posata e messa a disposizione dei vari operatori wireless che possano utilizzare quella fibra per approvvigionare i propri ponti radio. Non partire al contrario, cioè scaviamo prima le strade dei comuni per far vedere che posiamo fibra. Ve lo dice uno che gli hanno posato la fibra ottica a giugno del 2019. È ancora appesa ai pali perché mancano le dorsali dietro. Allora non facciamo il piano bull al contrario. Creiamo le infrastrutture di dorsale, quelle che ci consentono di arrivare velocemente nei territori. L'ultimo miglio lo facciamo con la tecnologia più veloce e più stabile e più rapida che abbiamo da mettere in piedi subito. Se poi vogliamo proseguire nell'infrastrutturazione in fibra per arrivare a casa di tutti con una fibra ottica, ben venga, ma facciamolo con tutta la calma del caso, avendo però portato quei servizi ai cittadini e alle imprese, perché altrimenti se ne vanno da quei territori. Ci sono aziende che devono delocalizzare la propria struttura se non gli si portano servizi e infrastrutture. Ci sono famiglie che non possono più vivere in quei territori e ci sono borghi che noi operatori privati facciamo fatica a servire perché sono totalmente antieconomici. Allora bisogna che il governo, qua chiudo, il governo, le associazioni, gli operatori si siedano a un tavolo per dire come si interviene velocemente in quei territori. Lo dico da operatore, ci devono obbligare a dire: io ti porto una linea in fibra presso un traliccio, presso un acquedotto dove tu potrai diffondere il tuo segnale radio, tu in contraltare mi vai a servire quella borgata di 5 case che altrimenti nessuno servirebbe, perché altrimenti prima o poi quelle 5 case vengono abbandonate e il nostro territorio, se viene spopolato, chi lo salvaguardi?